L'approfondimento oggi è dedicato alla cultura, in particolare al teatro. Il nostro ospite è l'attore Pietro Barbaro, benvenuto. Grazie, bentrovati. 33esima edizione di Espressione Teatro, cartellone presentato qualche settimana fa, che poi è opera del gruppo teatrale Angelo Maio. 33 anni di successi, 33 anni di lavoro, un'iniziativa, un programma che forse è iniziato anche per gioco, per la passione che ha lei e che la accomuna ai tanti amici attori che vi siete imbarcati in questa esperienza. Allora, cosa significa dopo 33 anni riproporre, proporsi al pubblico, proporre anche un cartellone abbastanza interessante con dei nomi significativi? Io utilizzerei l'aggettivo passione. È proprio questa quella che ci ha spinto 33 anni fa a pensare di uscire da questo piccolo guscio di iperprotezione che era allora l'oratorio salesiano a Giostra, dove ancora tuttora noi lavoriamo, proviamo e ci confrontiamo con quel quartiere un po' più difficile rispetto al resto della città. E la passione ci ha portato a sfidarci, a metterci in gioco e a confrontarci allora con quella che era la realtà culturale della città, partendo dal teatrino allora del San Luigi sulla circonvallazione, e da lì passare al Romolo Valli, che molti di voi ricorderanno era sulla via Palermo. Questa passione irrefrenabile di trovare appunto un confronto con questo mezzo stupefacente che è il teatro, un confronto che ci permettesse di metterci in gioco, di sfidare la realtà della drammaturgia, allora magari prettamente siciliana, che poi via via si è un po' allargata con il progetto del Teatro delle Due Sicilie, con il Teatro Partenopeo, da me riportato in lingua siciliana con le conoscenze del teatro direttamente dei grandi autori, e pian piano arrivare a questa 33esima edizione. Una sfida continua, un confronto continuo. E qual è stato l'alimento che ci ha svezzati, il latte che ci ha svezzati? È stato il pubblico della città che ci ha adottati, che ha creduto in noi, che si è sentito valorizzato, che si è sentito non, fra virgolette, preso in giro, ma pian piano portato per mano a conoscere questo mondo meraviglioso della drammaturgia italiana, che è la cosa più bella, più importante che noi abbiamo dal punto di vista culturale, accanto alla poesia, accanto alla letteratura. Ecco, il vostro è, come dice il nostro titolo, un teatro popolare, nel senso che non è un termine dispregiativo popolare. Talvolta anche nel linguaggio comune, quando si dice popolare, si indica un qualcosa di negativo, comunque qualcosa di poco Certo. raffinato. Invece il vostro è un teatro popolare nel senso che, ecco, probabilmente arriva a tutti, non c'è, ecco, come dovrebbe essere il teatro, non c'è una selezione di classe sociale o intellettuale, ma voi parlate a chiunque praticamente. Ecco, l'obiettivo principale, cioè il perno su cui parte il progetto Espressione Teatro, è quello di mettere al centro il pubblico. E allora, quando io dico mettere al centro il pubblico, intendo dire che noi non facciamo un teatro autoreferenziale, non facciamo un teatro per noi stessi, un teatro d'autore, un teatro di nicchia, ma facciamo un teatro mettendo al centro il pubblico. Allora, il pubblico chi è? Il pubblico è formato dall'avvocato, dal commercialista, dal medico, dallo spazzino, dal fruttarolo, è formato dal panettiere, è formato dall'ambulante, è formato dal commerciante. Le esigenze di un pubblico che sia il più variegato possibile, senza ermetismi, senza chiusura, ecco, quindi popolare in questo senso. Popolare perché deve rispondere alle esigenze di un pubblico che sia il più vasto possibile. Questo non significa fare il circo, che già è un'altra cosa, ma significa proprio fermarsi e dare attenzione a quelle che sono le esigenze di questo pubblico.
Le esigenze, lo sappiamo benissimo, sono molteplici, dal confronto quotidiano con i problemi di tutti i giorni, dalla realtà sociale in cui ci muoviamo, dalle difficoltà economiche, dal rapporto con la storia, con la politica, con la cultura, con quella nostra messinese e con quella isolana, e da qui a quella nazionale, alle problematiche di tutti i giorni. Il pubblico deve ritrovarsi in quello che vede, deve in qualche modo guardarsi allo specchio, senza dimenticare che il teatro principalmente è un raffronto emozionale. Ecco, 33 anni sono parecchi, chissà quante difficoltà anche avete avuto sul piano organizzativo. Poco fa lei diceva, diceva il grazie, no, al pubblico di Messina, certo, alla città di Messina, ma mi piacerebbe sentire da lei cosa significa per una compagnia teatrale lavorare in una realtà come Messina, dove purtroppo, spesso lo raccontiamo anche nei nostri telegiornali, la cronaca è un po' bistrattata. Se noi pensiamo alle vicende anche del Teatro Vittorio Emanuele, che dovrebbe essere il punto di riferimento delle attività culturali a Messina, vediamo come il vostro diventa un esempio positivo in un contesto che spesso invece scoraggia le iniziative culturali. Beh, il fatto di essere un esempio positivo, io non qualche dubbio, perché in effetti lo siamo, ecco, immodestamente questo me lo riconosco anch'io. Però molte volte si dice che l'orbo nella città dei ciechi è il re. Ecco, noi non vorremmo essere orbi, noi vorremmo avere gli occhi ben aperti. Tenendo solo gli occhi ben aperti siamo arrivati dove siamo adesso. Io ho avuto la fortuna di vivere in una città che è Napoli, dove la vita si inventa giorno per giorno. Ho avuto la fortuna di conoscere grandi attori, ho avuto la fortuna di conoscere Edoardo, ho avuto la fortuna di conoscere Nino Taranto, Luisa Conte, di frequentare il Teatro San Lazzaro. Insomma, mi sono raffrontato con una cultura teatrale, sociale ed economica che è molto simile a quella nostra, a quella messinese, che dove per certi aspetti si sta molto meglio che non in quelle realtà. E devo dire che molte volte le difficoltà sono uno stimolo a fare meglio, sono uno stimolo a confrontarsi ancora di più. Ecco perché io dico che l'asticella va di anno in anno alzata sempre di più. Noi abbiamo la presunzione di aver educato il nostro pubblico a guardare il teatro, a assaporare il teatro, a vedere teatro diverso. Perché si chiama espressione teatro? Perché abbiamo la presunzione di voler raccogliere diverse espressioni teatrali. Ed ecco che accanto alla casa di Bernalda Alba, o al Mastro Don Gesualdo, o al Don Chisciotte, con cui apriremo la prossima settimana, c'è il Martoglio, c'è Viviani, c'è Edoardo, ci sono i nostri autori, c'è Russo Giusti. Perché? Perché deve essere una commistione di autori, di situazioni, di realtà, per cui la risposta va data a diverse realtà, a diverse possibilità di percezione da parte del pubblico, senza dimenticare che è importantissimo questo scambio di emozioni. Il teatro è uno spettacolo dal vivo, non dimentichiamolo, non è come la televisione. È un approccio diverso dalla televisione. È abbastanza diverso. È uno scambio emozionale. Attori, ma anche ecco, è uno scambio pubblico. Emozionale fra due soggetti vivi, il pubblico da un lato e gli attori sul palcoscenico. Nel teatro ci sputa, si suda, si piange, e si piange realmente. Se questo scambio emozionale è falso, non avviene, allora il pubblico si alza e se ne va, si addormenta. Quando il pubblico dorme in sala non è perché culturalmente non è preparato, è perché emozionalmente quello spettacolo non funziona. Con questo solleverò qualche critica sicuramente di qualche mio amico, però è così. Uno spettacolo, per quanto culturalmente avanti, per quanto sperimentale possa essere, se non riesce a passare oltre il proscenio, a entrare nella coscienza dello spettatore, a interessarlo, per quanto ermetico o difficile possa essere, evidentemente non funziona. E allora qui protest fare queste operazioni? Non lo so.
Noi, ripeto, al centro mettiamo il pubblico. In chiusura mi piace anche ricordare, poco fa lo accennava, il primo appuntamento del cartellone, credo dal 28 ottobre, sì. Don Chisciotte, con un protagonista anche un attore che è diventato, sta diventando sempre più anche un'immagine di espressione teatro, no? Enrico Guarneri. Certo, io amo ricordare che Enrico Guarneri fece la sua prima apparizione in espressione teatro nel 1984, pensate voi, ancora in era... tempi non sospetti. Mamma mia, ancora era un ancora ragazzi... di essere Litterio. Sì, anche. No, no, Litterio è venuto, neanche... è venuto molto dopo Litterio. E ci siamo capiti al volo con lui, io ho riconosciuto allora e lui molto, molto modestamente ha riconosciuto in me la genuinità di quello che si faceva e quindi questo ha portato via via a collaborare sempre di più. Io adesso molto umilmente lavoro nella sua compagnia e sono felicissimo di stare al suo cospetto nelle tournée nazionali, in questi spettacoli importantissimi che portiamo in giro per tutta l'Italia. Lui è presente a Messina con tre lavori. Il primo è il Don Chisciotte, con il quale taglieremo il lastro di questo pacco meraviglioso che è la programmazione di quest'anno, ed è una trasposizione dal Cervantes di Micaela Miano, con la regia importantissima di Guglielmo Ferro. È la storia di questo Hidalgo, di questo sognatore che fra dame, cavalieri erranti, insomma sviluppa le sue avventure accompagnate da Sancho Panza, un vivacissimo e divertentissimo Vincenzo Volo. Ma non è solo questo, non è solo questo, perché lo spettacolo è ambientato negli anni 2040, quindi in un futuro, dove questo professore che è detentore di questi libri, che sono tenuti segretamente chiusi, dove ormai la cultura non deve essere più promulgata, si preoccupa sotto banco di distribuire questi libri affinché la coscienza del popolo di quell'epoca possa essere svegliata. E quindi diventa anche lui un sognatore, diventa un Don Chisciotte del futuro, diventa un Don Chisciotte che sogna queste meravigliose avventure che Cervantes ha scritto proprio a Messina, che Cervantes è stato ferito nella guerra ed era fermo qua a Messina e cominciò la stesura di questo romanzo proprio a Messina. È una storia intrigadissima, interessantissima, ma questa è un'altra storia ancora. Bene, il fascino del teatro, proprio il tempo è scaduto, ricordiamo che chi è interessato ci sono i contatti, c'è una pagina Facebook dove poter attingere alle informazioni. Sì, sì, sì. Ecco, a questo proposito un piccolo, solamente ti rubo solo 30 secondi per dire che con mia somma meraviglia c'è ancora gente che chiede dov'è il teatro Annibale, oddio mio. Il teatro con Annibale, Google Map si può trovare facilmente. Il teatro Annibale a Messina è a Piazza del Popolo alle spalle, accanto alla Chiesa dello Spirito Santo. Siamo là dal 2000, quindi ecco. Bene, ringraziamo l'attore Pietro Barbaro per averci illustrato non soltanto un cartellone che inizierà a breve, ma anche per averci aiutato probabilmente a capire l'importanza e il significato del teatro. Grazie ancora. No, grazie a voi per lo spazio, dedicatemi. Appuntamento a teatro. Grazie. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto il telegiornale 3 Media.